Bene, allora io ho terminato la mia introduzione, quindi possiamo passare la parola al secondo relatore, il professor Gianfagna di Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare Sergio dell'opportunità di condividere la mia esperienza qui con voi e soprattutto di imparare dalle cose. Vorrei spendere qualche minuto per dirvi chi sono. Fondamentalmente il mio percorso si articola lungo tre direttrici. Sono di formazione un fisico teorico con un dottorato in fisica delle particelle elementari. Da un punto di vista personale sono molto appassionato di filosofia, sia occidentale che orientale. Da una ventina d'anni in quello orientale, diciamo, ho praticato yoga e zen, motivo per il quale abbiamo un amico in comune con Sergio, Daniel Svitkoi, che tra l'altro ho presentato sempre qui nell'associazione AIM. E la terza direttrice è quella professionale. Ad un certo punto ho fatto del mio hobby informatica la mia professione e sono arrivato nel laboratorio di ricerca e sviluppo IBM a Roma, ricerca e sviluppo software, dove dal 2002 ho ricoperto vari ruoli, prima di carattere tecnico, proprio nel ciclo di sviluppo software e poi del supporto. Ad un certo punto mi sono orientato più verso, diciamo, tematiche più manageriali di business e, diciamo, ho completato a partire dal 2012, ho completato l'MBA a Warwick proprio adesso nel 2015, MBA che mi ha permesso di, diciamo, approfondire in maniera più quantitativa le tematiche sia di business sia in particolare quelle lean, motivo della presentazione in quanto tramite quel tipo di conoscenza ho realizzato in maniera un po' più, diciamo, da un punto di vista operation e quantitativa, quello che è il nostro processo di supporto all'interno di IBM del software. Inizio con una provocazione, una citazione di Wittgenstein. Siamo nel Novecento, il Trattato Logico-Filosofico. Fondamentalmente Wittgenstein scriveva quest'opera per formare, diciamo, per dare vita a un positivismo radicale, un neopositivismo radicale. Voleva blindare il linguaggio da ogni tipo di ambiguità per affrontare ogni problema in maniera certa, su basi solide. L'ironia vuole, questa cosa è un po' meno conosciuta, che lui stesso scrive all'editore e dice che il suo lavoro è composto di due parti. La parte che ha scritto, che è quella che lui ha davanti, è una seconda parte che non è scritta, ma è quella più importante. In realtà qui lui gioca un po' con le parole, perché l'ultima parte del trattato in realtà parla proprio di questa parte non scritta, che sono, diciamo, la parte che ci riguarda più direttamente come uomini, le nostre motivazioni, il perché delle cose che facciamo, che cosa ci porta a fare delle scelte piuttosto che altri. Capite bene, siamo nella parte delle credenze, delle motivazioni profonde di cui è difficile parlare, è ancora più difficile parlare con un linguaggio, se volete, blindato, logico e operativo. La riprendiamo dopo questa cosa che ci servirà più là. Veniamo su un terreno più pratico, come è fatto il supporto di IBM, il supporto software. È un classico supporto tritier a tre livelli, livello 1, livello 2 e livello 3. Il livello 1 è il classico front-end, una sorta di call center che di solito è nelle geografie del cliente, quindi è dislocato nelle varie geografie nel mondo. Il livello 2 è un livello di supporto già un po' più profondo, si entra in problemi di configurazioni complessi, non ci dimentichiamo che bene o male i clienti tipici di IBM, almeno dei prodotti che ho seguito io, sono clienti enterprise, quindi sistemi IT molto molto complessi con problematiche di tutti i tipi. Il livello 2 entra nello specifico delle configurazioni e prova a risolvere il problema. Se non si riesce, passa all'ultimo livello di supporto, che è il livello 3. Il livello 3 di solito è nei laboratori, come il mio, perché è vicino a chi sviluppa, proprio i laboratori di ricerca e sviluppo, e chiaramente ha la possibilità di mettere le mani nel codice, ed è, diciamo, il livello di supporto che si occupa delle problematiche più difficili. Facciamo un minimo di drill-down dal punto di vista operation di questo supporto. Come è fatto dal di dentro? Usiamo il framework delle 4V per mapparlo: volume, variety, variation e visibility. Fondamentalmente quello che vogliamo dire qui è che muoversi dal livello 1 al livello 3 fondamentalmente vuol dire muoversi da un alto volume, bassa varietà di problemi, verso un basso volume e più alta varietà di problemi. Quindi già da questa prima figura capite che quello che vedevamo come un supporto monolitico in realtà è articolato. L'L1 è molto diverso dall'L2 ed è molto diverso ancora di più dall'L3. Rimappando la stessa cosa su una matrice prodotto-processo, di fatto veniamo a capire ed avere conferma di quello che dicevamo prima. Vediamo tutto come un unico blocco di supporto, ma mentre l'L3 può essere caratterizzato come un professional service, di fatto andando verso l'L1 andiamo verso un mass service, un qualcosa di tipo call center, molto meno specializzato, in cui il problema principale sarà una gestione dei volumi più che della qualità.
Un'altra angolatura per vedere, diciamo, da un altro punto di vista lo stesso supporto, questa è una mappa un po' del processo. Al di là dei dettagli, la cosa interessante qui è vedere come le due linee rosse definiscono la visibilità verso il cliente. Quindi abbiamo un livello 1 che va molto esposto al cliente e rimane quindi a un alto livello di visibilità. Man mano che scendiamo verticalmente, andiamo verso il livello 3 che è di fatto un back-end. Potrebbe non vedere mai il cliente perché lavora a contatto con lo sviluppo. L'altra cosa interessante, è un concetto che sarà molto importante, qui c'è una thick line, una linea molto più spessa che un loop, poi la analizzeremo. Qui è importante capire che mentre il livello 2 è proprietario del PMA, che in termini PM è il problema che viene aperto dal cliente, quindi viene misurato sull'efficacia nella risoluzione del problema cliente, tracciato come una chiamata, il livello 3 non è proprietario del PMA, è proprietario dell'APAR, che vuol dire, diciamo, l'oggetto che viene usato per fare il cambio di codice, se necessario, per fissare il bug. Quindi abbiamo dentro lo stesso supporto due livelli che vengono misurati fondamentalmente su due metriche di tipo diverso. Data questa, diciamo, mappa da un punto di vista operation del supporto, ovviamente quello che abbiamo tentato di fare come primo approccio è stato un miglioramento di tipo lean operation. Quindi la prima cosa, la riduzione, diciamo, di tutte quelle cose, il reduce waste, il classico reduce waste. Il primo punto dove intervenire era quello del livello 1. Ovviamente in questo caso, diciamo, detto in maniera un po' brutale, il livello 1 è soggetto a destaffing, perché di fatto non aggiunge molto valore nel ciclo del supporto e potrei pensare di fare dei tool di self-diagnosi piuttosto che modi in cui il software mi avverte degli errori per pian piano destaffare il livello 1, anche se c'è un problema, che è quello delle geografie a cui accennavo prima. I clienti vogliono tipicamente un supporto nella geografia dove sono, quindi non è una cosa ovvia. La seconda cosa del reduce waste è cercare di evitare che il livello 2, se vedevate nel flow precedente, ci sono dei punti di ingaggio da cui dal livello 1 si va al livello 2 e al livello 3. Evitare che il livello 2 ingaggi il livello 3 in maniera indiscriminata, o almeno che lo ingaggi solo se ha già tutta la documentazione da fornire al livello 3 per fare un supporto di tipo efficace. L'altra cosa su cui abbiamo lavorato è il Kanban, che si, diciamo, riallaccia al discorso che facevamo prima. Non ha senso muovere un PMA dalla coda di livello 2 al livello 3 se io non ho un ingegnere di livello 3 pronto a lavorare su quel problema. Questo chiaramente è un problema classico di tipo operation, perché dal lato del livello 2, se io sposto il problema sulla coda del livello 3, diminuisco la mia coda, ma non sto aggiungendo valore al processo, perché di là, se non ho una persona che prende in carico quel problema, di fatto non ho risolto assolutamente nulla. E questo ci porta a un discorso, diciamo, al bordo tra l'operation e sconfiniamo nel system thinking, in cui ci siamo chiesti, qui c'è una vasta letteratura in proposito, fondamentalmente un approccio di tipo sistemico ormai si è diffuso in vari campi della conoscenza umana, fisica piuttosto che biologia, ormai omnipervasivo. Dal nostro punto di vista un po' più pratico, quello che abbiamo notato è che noi tendiamo a vedere, diciamo, la realtà fatta di linee, quando in realtà molte delle linee che vediamo sono cerchi. Che cosa voglio dire? Che se andiamo qui, questo sgabello è fondamentalmente un modo di disegnare le abilità di un team, le capabilities per un team. C'è la terza, che è understanding complexity. Quello che voglio dire è che proprio la thick line, la linea più spessa del flow di prima, era il famoso cerchio che qui ci crea problemi, perché quello che noi vedevamo come un flusso lineare, livello 1, livello 2, livello 3, nasconde al suo interno un loop, un meccanismo di retroazione, di feedback, in cui il livello 2 può indiscriminatamente scaricare i problemi sul livello 3, e il livello 3 a sua volta, con retroazione, continua a prendere i problemi del livello 2, magari non aprire le APAR, e a ributtare indietro i problemi al livello 2 chiedendo ulteriori informazioni al cliente. Perché essendo owner di due oggetti di business diversi, con metriche diverse, praticamente il livello 3 fa il suo gioco in cui non vengono aperte APAR e non vengono misurati su APAR. Nello stesso tempo il livello 2 indiscriminatamente continua a pompare lavoro sul livello 3 senza nessun valore aggiunto. Che cosa abbiamo fatto in questo caso? Fondamentalmente qui l'approccio è stato quello di cercare di formare delle mini unit di lavoro tra il livello 2 e il livello 3, in modo tale che non ci sia un livello 2 che lavora, diciamo, lato cliente, e un livello 3 che lavora nel back-end, ma prendono in carico insieme il problema del cliente end-to-end e provano a portarlo
assoluzione, il livello 3 con la parte con la possibilità di mettere le mani nel codice, nel source code, il livello 2 con la diagnostica e tutto il resto. Che cosa ha prodotto tutto questo? Questo è, diciamo, il motivo principale del mio intervento e della citazione iniziale di Wittgenstein. Abbiamo fatto molte cose buone da questo punto di vista, molti miglioramenti. Volendo estremizzare, però, se ricordiamo la legge di Pareto, no? L'80% dei risultati si ottiene col 20% degli sforzi, che più o meno danno un'idea di quella curva. E quello di cui ci siamo resi conto, purtroppo, è che lavorando unitamente sui processi, noi abbiamo lavorato in una legge di Pareto inversa, abbiamo lavorato in quella che ho chiamato Danger Zone. Fondamentalmente abbiamo speso l'80% degli sforzi per avere il 20% dei risultati. Perché questo? Chiaramente questa è un'estremizzazione, non ha un valore quantitativo, ma questa cosa è più vera man mano che ci muoviamo verso il livello 3. Che cosa voglio dire? Che in realtà il vero salto qualitativo, che sta in quella che ho chiamato Wittgenstein Zone, in maniera un po' provocatoria, è perché in realtà i problemi che arrivano al livello 3 sono fuori da ogni contesto di processo, sono problemi mal definiti che vengono posti da clienti molto molto grandi in cui le informazioni sono scarse e mal definite in ambienti complessi, e il vero salto qualitativo la fa solo e unicamente la motivazione degli ingegneri di livello 3 che stanno affrontando quel problema, che apre un discorso, un mondo totalmente diverso, che è proprio quello a cui, diciamo, mi riferivo prima nella citazione di Wittgenstein. Qui abbiamo bisogno di persone che hanno una profonda motivazione nell'affrontare questi problemi, che devono essere considerati a tutti gli effetti come dei creativi, quindi uno spazio di alta innovazione ed alta knowledge, in cui vengono meno tutte le classiche dinamiche di improvement del processo e di meccanismo di reward per avere dei miglioramenti. In questo caso ci sono vari esempi in letteratura di questo, diciamo, la caratterizzazione di queste persone sono persone fondamentalmente arroganti, molto identificate con il loro lavoro e poco con l'azienda, che vogliono essere riconosciute per esperti del loro dominio e in cui c'è poca possibilità, diciamo, con le leve classiche manageriali di ottenere degli effetti interessanti dal punto di vista dei risultati. Nello stesso discorso, mi riferivo all'innovation, ci sono dei casi in letteratura che noi abbiamo trovato e studiato. Questo è il classico problema della candela. Quello che hanno fatto in diverse università è provare a dividere dei gruppi, alcuni con dei reward, altri senza, in cui veniva proposto il seguente problema: c'è una candela, delle puntine e dei fiammiferi. L'obiettivo è attaccare la candela al muro accesa, quindi tenerla al muro accesa. Ora, al di là della soluzione, quello che si è notato è che i gruppi che non venivano sottoposti a uno stress di tipo c'è un premio per chi finisce prima, hanno performato peggio di quelli che erano liberi di cercare la soluzione. Quello che sembra, da un punto di vista proprio di neuroscienze, è che quando siamo soggetti a uno stress di tipo voglio ottenere questo obiettivo, è come se venissero sottratte risorse cognitive a quello che è il mio vero obiettivo, cioè risolvere il problema. Questo per rinforzare il messaggio precedente. Quando voglio risolvere un problema con quei tipi di persone, appunto gli scienziati di cui prima, problemi molto complessi, devo stare attento a che leve vado a toccare, perché potrei ottenere un effetto inverso a quello che io spero. Quindi che facciamo? Fondamentalmente una cosa che abbiamo notato è, diciamo, riparafrasando in maniera un po' più moderna Wittgenstein con le parole di un'altra persona, Sinek, che ha scritto al riguardo, sembra che il trucco sia spostare la comunicazione non dal what verso il why, ma dal why verso il what. Che cosa vuol dire? Noi tipicamente siamo molto bravi a spiegare che cosa facciamo, come vorremmo che sia fatto, e solo alla fine diciamo perché lo facciamo. Con queste, diciamo, in contesti ad alta innovazione e ad alta conoscenza, c'è bisogno di identificazione soprattutto con il why. C'è bisogno di passare alle persone delle credenze forti, un'identificazione con il lavoro che stanno facendo, quindi una sorta di, in inglese, diventare proud del proprio lavoro, per cui gli stessi leader sembra sia meglio sceglierli tra i tecnici direttamente, tra gli scienziati stessi o ricercatori o sviluppatori che siano, comunque persone che vengono da un background molto ottimizzato e molto tecnico, in modo tale che questo meccanismo di identificazione possa scattare più facilmente. Se si prendono i migliori di ogni gruppo, sembra che questo tipo di identificazione possa scattare un po' più facilmente.
Detto anche in un'altra maniera, diciamo che poi lo stesso Sinek che lo cita, è un po', lui faceva l'esempio un po' estremo di Martin Luther King. Immaginate se avesse detto al posto di I have a dream, I have a plan. Probabilmente gli effetti sarebbero stati piuttosto diversi. Sembra che con un certo tipo di panorama di persone quello che serve è trasferire un dream piuttosto che un plan operativo. E questo è il messaggio principale. Grazie.